Allora ragazzi, in questa serata poi ne parleremo anche, che per molti di voi è di tragedia cosmica. Io mi trovo tra i milanisti che festeggiano, perché ci sono dei milanisti che festeggiano, dei milanisti che non hanno la possibilità tutti i giorni di andare a San Siro, tutti i giorni di andare a casa Milan, dei milanisti che quando vengono a San Siro a vedere una nostra partita partono alle 8 del mattino in pullman e tornano alle 8 del mattino in pullman il giorno dopo, che fanno sacrifici, che fanno spese, che fanno tanto per la squadra, e dopo un anno di vita di un Milan Club fanno una grande festa per stare insieme in una realtà di paese, in una realtà di amicizia, in una realtà che affratella tutti i milanisti. E io sono molto emozionato da queste atmosfere, da questa passione, da questo orgoglio. E allora voglio sentire intanto subito Alessio. Alessio Santovito è il presidente del Milan Club di Casa Languida. Esatto. Intanto Alessio, raccontiamo velocemente dove siamo. Grazie mille direttore, intanto grazie per aver accolto l'invito e quindi per essere venuto qui a Casa Languida, un paesino d'Abruzzo. E lei direttore ha una passione smisurata per il Milan quanto noi, e siamo davvero emozionati, come diceva lei, per questa serata. Questa è la prima serata di inaugurazione ufficiale del Milan Club e approfittiamo anche per la festa Scudetto. E è stata una bellissima, una fantastica serata che va al culmine di una stagione fantastica. Abbiamo colto l'occasione, forse il momento opportuno per far nascere il Milan Club qui a Casa Languida, e siamo davvero soddisfatti di ciò. Ci troviamo, ripeto, a Casa Languida e qui a fianco a me c'è il sindaco, quindi magari un saluto anche da parte del sindaco. Certo, il sindaco si chiama Luca Conti ed è un sindaco tuttofare, un sindaco giovanissimo, un sindaco milanista. Signor sindaco, ci dica qualcosa. Vabbè, buonasera, grazie direttore, grazie di essere qui con noi questa sera. Ringraziamento a tutto lo staff e tutto il Milan Club di Casa Languida, al presidente che ha con tanto impegno in questa stagione, dove bisogna sapere che il club è nato nel 2021, quindi questa è la prima stagione ufficiale, anche se da tanti anni lavora un po' dietro le quinte. Quindi questa stagione ha portato molto molto bene al nostro club del cuore, quindi per la vittoria di questo campionato, e speriamo che nei prossimi anni ce ne saranno tantissime di queste manifestazioni come questa sera, e che lo spirito del Milan possa continuare a diffondersi nella nostra comunità, e forza Milan. Vicino al sindaco c'è Simone Gaspari che cura tutti i social del Milan Club di Casa Languida. Ciao Simone. Io non sono dottore. Vabbè, per questa sera sì, per noi. E volevo dire sempre forza Milan. Sempre, sempre. Allora, qui alla mia sinistra ho Giuliano Menna, che è stato l'autista storico di questo borgo. E se qui ci sono tanti milanisti è per lui. Perché? Che cosa faceva lui? Aveva la foto sul suo pullman, sul suo scuolabus, di Dejan Savicevic. E tutti i ragazzi che salivano dovevano salutare il genio e giurare amore eterno al Milan. Ed è così che sono nati tanti milanisti, Giuliano. Savicevic era veramente un genio, però il Milan era una grande squadra. Ho fatto tanto, però anche il Milan mi ha aiutato a far, diciamo, a amare questa squadra, questi ragazzi. C'erano dei ragazzi che volevano cambiare, però vedevano questo Milan vincente, poi vedevano l'entusiasmo che avevo io nel vedere le partite, nel parlare sempre di questa squadra che io ce l'ho nel cuore da quando avevo, non lo so, forse ci sono nato in questa cosa. E ho fatto, però è stato il Milan pure che ha fatto. Voglio anche io associarmi ai miei ragazzi qua che hanno ringraziato il direttore qua, perché è stata una persona. Non sono neanche direttore. Cosa sei? Un milanista. Bravo, un grande, esatto. Milanista. Uno grande... che lavora e che ti allora fa per il voglio Milan. Ringraziare Suma, grande tifoso milanista, che ci ha gratificato della sua presenza. E spero che in futuro, chissà, potremo festeggiare ancora qualcosa. Qualcosa di importante. Di importante. Allora, grazie, grande Giuliano. Grazie. Allora, qui c'è Simone Santovito, che è il fratello gemello del presidente Alessio. Adesso qui mi stanno già accusando, io immagino, Simone, di
dice: ah, Suma vive nella sua torre d'avorio, per lui è tutto sereno, va tutto bene, in realtà Maldini e Massara non rinnovano. Noi siamo stati insieme tutta la giornata, io ve l'ho detto anche in privato, io non è che vivo su Marte, seguo anch'io con preoccupazione quello che, di cui stanno discutendo i nostri alti dirigenti. So che stanno discutendo di questioni di sostanza, di come lavorare in futuro, di come programmare la società, i tempi sono stretti, quindi so bene la preoccupazione che c'è fra i tifosi. So anche che le persone che hanno portato a questa nostra grande estate con il tricolore sul petto faranno di tutto alla fine per trovare una sintesi, per trovare una mediazione, ma la mia non è una preoccupazione disfattista, non è una preoccupazione drammatica, è una preoccupazione ma che vuole essere sempre fiduciosa. Non ho mai mica detto a nessuno, mi accusano di dire che è tutto sereno, dite alla gente di evitare di dire balle sul sottoscritto, perché io seguo con molta attenzione tutte le cose. Simone Santovito. Noi apprezziamo infatti tanto l'onestà del direttor Mauro e l'abbiamo scritto anche nella targa di ringraziamento, perché onestà, fedeltà e passione. Non vogliamo i giornalisti, comunque i cronisti solamente di parte, ma apprezziamo chi è realista e sincero, perché così è un'informazione più onesta. Quindi siamo onorati questa sera di averlo qui, siamo quasi emozionati perché ha raccolto al volissimo la nostra proposta. E questa serata, lo dicevo prima, è l'espressione, l'emblema del non succede ma se succede. Esatto. Stiamo facendo festa, ce lo meritiamo dopo 11 anni. Non ho avuto l'occasione, volevo chiedere a Mauro Suma, l'amico, quindi non do appellativi, se no mi richiamo. Esatto. E volevo chiedere se c'è qualche possibilità di rivedere il Milan in Europa da protagonista. Passo dopo passo, ragazzi, passo dopo passo, il calcio di oggi è una brutta bestia, passo dopo passo. Allora, siccome adesso mi staranno accusando, fate tutti i complimenti a quello lì che in realtà non è obiettivo, non è onesto, parliamo di un'altra questione con un altro nostro amico, Renato Sanchez. Stasera c'è il dramma Renato Sanchez. Io ho appena finito di dire qui in pubblico e giro la stessa riflessione a te adesso. Allora, il calcio è strano, perché io avevo capito, che avevo letto, avevo sentito, mi avevano detto, mi avevano informato che Renato Sanchez era già tutto fatto. Poi oggi il dramma, siamo tornati una barzelletta, leggo e sento, perché un tweet ha sancito di un giornalista francese che Renato Sanchez invece va al Paris Saint-Germain. Ma la mia domanda allora è: ma se era già tutto fatto, basta un tweet per far andare Renato Sanchez al Paris Saint-Germain? Giuseppe Colantonio. Buonasera. Anch'io ci tengo a sottolineare un primo aspetto. No, rispondi alla domanda, perché sennò si incazzano, se mi fate i complimenti si incazzano. Nell'era dei social tutto è possibile, però qui siamo veramente oltre ogni dimensione. E poi al Milan, con il massimo rispetto per Renato Sanchez, abbiamo visto fior fior di campioni che sono andati anche via. Prima di tutto viene la nostra identità, la nostra storia e il nostro DNA. Per cui anche tornando, io apprezzo molto il suo equilibrio. Hai una caratteristica bellissima, come ha sottolineato lei, che ci aiuta a stare meno euforici nei momenti di gioia come adesso e non demoralizzarci nei momenti invece di bassa. Però torno a sottolineare, noi siamo il Milan, quindi a prescindere se arriverà lo accoglieremo a braccia aperte e siamo sicuri e confidiamo che possa dare il meglio a San Siro. Altrimenti il Milan, non ci saranno problemi, avrà la capacità di andare sicuramente su altri versanti, altri giocatori e competere come la storia e il DNA di questa società, di questa squadra impone. Quindi siamo fiduciosi. E quindi, insomma, ragazzi, siamo tornati qui da Casa Languida alle solite. Un anno fa erano andati via Donnarumma e Çalhanoğlu e avevamo 15 punti in meno. C'era il dramma, se Suma si permetteva di dire che invece eravamo più forti dell'anno prima, non andava bene, bisognava massacrare Suma, va bene. A gennaio c'era un'altra sentenza, la Juve ha preso Vlahovic, l'Atalanta si riprenderà, tu non arrivi neanche fra i primi quattro.
Ragazzi, se adesso c'è il dramma di Renato Sanchez, c'è il dramma cosmico all'interno della nostra società, beh, mi sembra che alla luce di un anno fa, alla luce di gennaio, la prossima stagione inizia già a promettere bene. Ciao ragazzi.